Soffri di dolori da ciclo, soffri di sindrome premestruali o comunque sono sintomi che ti rincorrono da tantissimo tempo. Una delle possibili cause di questi sintomi è l'iperestrogenismo o la dominanza estrogenica. Questa può spiegare alcuni dei sintomi che hai e soprattutto è una condizione che nella maggior parte dei casi, con pochi e semplici accorgimenti, può essere molto migliorata. Cioè i sintomi possono sensibilmente migliorare con dei piccoli accorgimenti. Quindi, parlando dell'iperestrogenismo, quali possono essere i principali sintomi per cui magari si può sospettare che ci sia la dominanza estrogenica? Aumento di peso, molta retenzione idrica, gonfiore, cambiamenti dell'umore, soprattutto cicli molto dolorosi, molto abbondanti e irregolarità mestruale, dolore o tensione al seno, mal di testa e emicrania soprattutto associate alla mestruazione o comunque a un determinato periodo del mese. Ci sono molte patologie come l'endometriosi che sono estrogeno dipendenti, ma questo è tutto un altro discorso. Vi rimando ai video in cui parlo di endometriosi o se siete interessati ne posso fare un altro. Mi presento, io sono Elisa, sono una fisioterapista osteopata, mi occupo di salute ormonale della donna, nel senso più olistico del termine, e in questo video cercheremo non di spiegare che cos'è, perché vi rimando poi al video in cui ne parlo, ma spiegare quali sono le cose che possono essere adottate nella quotidianità per poter effettivamente migliorare la sintomatologia. Voglio fare subito un disclaimer: io non sono medico e non sono nutrizionista. Parlerò di questioni alimentari, parlerò di questioni anche magari più mediche, però mi raccomando, ogni volta che si fa un cambio di alimentazione, un cambio di integratori, si vogliono assumere determinati tipi di farmaci, è sempre importante fare riferimento al medico. Parliamo di estrogeni. Sempre vi rimando al video in cui si capisce che cosa sono gli estrogeni, cosa succede nella donna durante il ciclo mestruali, quindi durante le varie fasi del ciclo e quali possono essere i principali sintomi. Lo scopo del lavoro che può fare sullo stile di vita è un trattamento ormonale per regolare ed equilibrare tutto l'aspetto. Quello che noi vogliamo fare è potenziare l'effetto immunomodulatorio dell'estrogeno. Modulare i livelli di progesterone e di estrogeno, perché vedremo il progesterone è una cosa molto importante nella dominanza estrogenica, e modulare i livelli infiammatori, che sono quelli che poi danno tutto quello che è la sintomatologia per cui si hanno problemi. Mi date queste premesse, quello che si vuole ottenere facendo un trattamento ormonale o cercando di trattare a livello di stile di vita l'equilibrio ormonale, è questo. Ci sono diverse cause di iperestrogenismo, cioè la dominanza estrogenica può essere perché i livelli di estrogeni sono troppo alti o i livelli di progesterone sono troppo bassi. Parliamo subito del cosa succede quando il progesterone è troppo basso e quindi non riesce a compensare e quindi c'è una dominanza estrogenica rispetto al progesterone. Chi ha il progesterone basso, passatemi il termine, non è proprio corretto, ha spesso i cicli corti, magari inferiori a 25 giorni, può avere spotting nella seconda metà del ciclo e ha delle perdite, magari marroncine, prima della mestruazione, può soffrire di sindrome premestruale, può avere il ciclo irregolare, può avere un flusso molto abbondante, può soffrire di caduta dei capelli e intolleranza al freddo. Per lavorare su questo aspetto, se vi riconoscete in questo aspetto, le soluzioni sono scontate, ma andremo un po' più nel dettaglio. Diminuire i livelli di stress. Per diminuire i livelli di stress, però adesso vado nello specifico perché è facile a dirsi, più difficile a capire che cosa. Stiamo parlando di ciclo circadiano, che è fondamentale da recuperare, quindi un corretto ciclo circadiano. Difficile per le persone che, per esempio, lavorano su turni, è più difficile. In questo caso, qualche integrazione può essere d'aiuto, ne parleremo dopo. E soprattutto fare un'attività fisica moderata, soprattutto nella seconda metà del ciclo, quindi soprattutto in fase lutea. Come spiegavo nell'altro video, noi abbiamo un ciclo ormonale mediamente di 28 giorni, i primi 14 sono la fase follicolare, gli ultimi 14 sono la fase follicolare e al 14° giorno troviamo l'ovulazione. Nella seconda metà del ciclo, quindi dopo l'ovulazione, è importante fare attività fisica. Seconda cosa è regolare l'alimentazione. Tra l'ovulazione e la mestruazione sarebbe indicato, ascoltami bene, diminuire, non eliminare, la quantità di carboidrati, perché durante l'ovulazione e durante la fase lutea l'apporto di carboidrati basso può aiutare. Nella prima parte invece non importa. Ripeto, mi raccomando, consultatevi con un medico di riferimento e attenzione a chi può avere dei trigger per disturbi dell'alimentazione. Diminuire i livelli di stress, quindi a regolare il ciclo circadiano, importantissimo è il sonno ed eventualmente assumere per esempio della melatonina. La melatonina infatti aiuta indirettamente a regolare i livelli di progesterone e
nell'alimentazione sono consigliati molto assumere vitamina C, che migliora lo stress ossidativo, in questo caso nella forma che vi è più adatta, quindi ovviamente si consiglia di assumerlo tramite la dieta. Se il medico vi consiglia un supporto, parlatene per un supporto di integrazione. Ottimo è l'assunzione di antiossidanti, in generale sempre per il discorso dello stress ossidativo. Aumentare l'apporto di zinco perché migliora la funzionalità dei recettori del progesterone. Assumere omega 3 che sono antinfiammatori e assumere vitamina D che è immunoregolatrice. Quindi regolare il ciclo circadiano, quindi andare a letto tendenzialmente presto, se necessario assumere melatonina, fare attività fisica regolare nella seconda metà del ciclo. Ci viene sempre va bene fare attività fisica, ma è molto importante per chi soffre di questi sintomi, soprattutto nella seconda metà del ciclo. Diminuire la quantità di carboidrati nella seconda metà del ciclo, durante l'ovulazione, assumere più possibile vitamina C, antiossidanti, omega 3, zinco e vitamina D. Se c'è un livello di progesterone basso, c'è una dominanza estrogenica, ma se non fosse questo il problema, quali possono essere le cause? Abbiamo parlato l'altra volta anche che la quantità di progesterone e estrogeni prodotti vada bene, però non vengano correttamente eliminati. In questo caso c'è un deficit di eliminazione. È molto importante la salute del fegato e dell'intestino, soprattutto del fegato. In generale, ridurre il tessuto adiposo può aiutare. Il tessuto adiposo intendiamo quello in eccesso, mi raccomando, però ridurre il tessuto adiposo può aiutare nella regolazione dell'estrogeno. Assumere bioflavonoidi e possono aiutare, per esempio, ci sono degli studi scientifici che dicono che l'assunzione di crucifere, volgarmente broccoli, broccoletti, cavolfiore, tutta quella famiglia lì, perché sono molto antinfiammatori. È importante per il discorso, se c'è una carenza di eliminazione, quindi magari un sovraccarico epatico, la detossificazione. In realtà non c'è niente che possiamo assumere che ci va a detossificare, ma noi diamo al fegato gli strumenti per farlo, perché il nostro detossificatore reale è il fegato. Quindi tutto quello che può aiutare sono per esempio curcuma, tè verde, i semi per esempio di lino, il resveratrolo. Attenzione, vero che c'è nel vino, ma il vino non fa tanto bene al fegato, nel senso la quantità di resveratrolo che si trova nel vino non è sufficiente per avere un effetto benefico sul fegato, data la quantità di alcol. Resveratrolo per altre fonti, poi io sempre fan del vino. Gli omega 3, appunto, diciamo le crucifere. Quindi queste sono le cose che possono aiutare. Fondamentalmente i principi base sono gli stessi, quindi cercare di andare in una direzione sempre più antinfiammatoria e cercare di avere più varietà possibile. Sembrano cose scontate, certo, ma oggi sono voluta andare un pochino più nello specifico in quali sono in effetti le cose che aiutano a bere. Se questo video ti è interessato, metti un mi piace e iscriviti al canale. Se non hai ancora visto il video in cui parlo della dominanza estrogenica, di che cos'è, spiego tutto quanto, te lo lascio qui da guardare in modo da poter capire se può essere una causa dei tuoi fastidi. Ti ringrazio per aver visto il video e ci vediamo settimana prossima.